Certo, nella realtà della sua grandezza e della sua gloria ineffabile, nessuno potrà vedere Dio e vivere. Esodo 33:20. Il Padre, infatti, è inaccessibile, ma nel suo amore, nella sua bontà e nella sua potenza è giunto fino a concedere a coloro che lo amano il privilegio di poterlo vedere. Ed è proprio questo che annunziavano i profeti, poiché ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Luca 18:27. L'uomo, infatti, con le sue sole forze non può vedere Dio, ma se Dio lo vuole, nell'abisso della sua volontà si lascia vedere da chi vuole, quando vuole e come vuole.